Questo libro parla di probabilità e vicende umane. Ci sono tanti racconti cuciti insieme per farvi vedere che si può scommettere senza accorgersene. E come si fa a scommettere bene? Ad esempio, preferireste puntare i vostri soldi che domani esca testa sulla moneta, oppure che nella prossima partita di calcio fra i 23 persone in campo almeno due siano nate lo stesso giorno? È qualcosa che si può scoprire. Un'altra cosa che facciamo spesso è dire la nostra opinione. Quando esprimete un'opinione, state facendo una specie di scommessa. È un'opinione, potreste aver ragione, potreste avere torto. Come si fa a misurare la forza dei propri argomenti per scommettere sul lato giusto di un'opinione? Come facciamo a mettere giù le ipotesi in maniera ragionevole? Nel 1710 un signore si propose di dimostrare che alla nascita ci sono più maschi che femmine. Aveva ragione lui, nasce circa il 5% più di maschi che di femmine, tuttora quasi dappertutto nel mondo. Per prendere una decisione dobbiamo avere un'opinione su quello che succederà, ma anche un'idea su quello che desideriamo. Per esempio, Keplero, quando restò vedovo, ci mise 2 anni e 11 interviste prima di capire che la quinta signora che aveva incontrato era quella giusta. Un'altra dimensione su cui ci confrontiamo è il premio. Il premio è una cosa che ci aspettiamo di ricevere alla fine della gara, quando si sa come tutto è andato a finire. Invece in economia il premio è quella cosa che ci chiedono di pagare prima di sapere come vanno le cose. È quello che vi chiede l'assicuratore, che vi paga un premio prima di sapere se vi rimborserà il danno che forse nemmeno si manifesterà. E l'ultima cosa di cui vi parla in grande è il rischio, che è il velo che copre le vostre scommesse. Non si sa come va a finire. Il trucco migliore è di non mettere tutte le uova nello stesso paniere. O se preferite, quando pensate a un libro è una scommessa. Pagate oggi il prezzo e domani saprete se il libro vi piace o no. È il modo migliore di farsi una cultura e di comprare tanti libri di tanti autori diversi, non un'unica grande enciclopedia.